Secondo giro di sigla e ciao a Teone, a Izza. Bella Rooster. Bella Gambero Ventoso, Taxis, Pit, bella Pit. Così mi sento molto DJ anni 90. Buonasera Exodius. Sulle mani, gente! Ciao, dite grazie a Jesus. Diseredato, Minutella, non lo so se entra Minutella oggi. Eccoci qua, eccoci, sono grigio, ho sistemato le luci prima e sono grigio, va bene la grigiezza. Salutiamo anche Calemma Giovanni Luca, buonasera. Tanto ho appena finito di registrare la quarta puntata della creazione, dopo la live farò il montaggio video, magari stasera o al massimo domani all'ora di pranzo esce. Ciao l'uomo che ride grande, benvenuto in chat. Innanzitutto fatemi sapere sempre se l'audio è tutto a posto, se si sente, non si sente, penso che si senta. Allora oggi prima di dedicarci alle anime cristiche come quella fantastica persona che abbiamo conosciuto la scorsa, ovvero Magica Dea, vi farò vedere un piccolo video su ciò che è successo ieri a Roma. Perché, vabbè, prima vediamoci il video. No, questa è Magica Dea, ce la vediamo dopo. Buonasera Valeria, buonasera. Il video invece era questo qua. Questo qua, ragazzi. Questo video. Grande l'uomo che ride, grazie della sub, grazie mille, battezzato anche l'uomo che ride, grande, ciao Ivan. Il fascista che ci ha impedito di assistere i nostri morti, è fascista. Il popolo contro di noi. Bolenat 87, grazie del follow e benvenuto in chat. Con
siete meravigliosi. Oggi noi oggi siamo un solo cuore e una sola anima. Grazie. Dopo, vediamocelo tutto, vediamocelo tutto. Che abbia almeno dai 90 anni in su. Ringrazio chi mi dice che sono Sara Cunial e Antonietta. Studiato la storia, ok? Perfetto. Due. Negazionista di che cosa? Che cosa sto negando io? Sono per venire in una piazza a esercitare stato la forza delle donne in questa piazza. Insieme davvero. L'iniziativa è di nonna Malla. Grazie Izza, battesimo con Amazon direttamente a casa tua, grande Izza, grazie della sub. Ovviamente, quello che sapete benissimo cosa a cui è andato incontro, non sempre la situazione è stata facile per lei, perché nel backstage sostenendola abbiamo fatto tutto. Abolire l'ordine dei medici, immunizziamoci dalle bugie mediatiche, torniamo alla vita, trasformiamo. Adesso, ma è lei che ci ha messo la faccia prima di tutti, quindi a lei va l'onore soprattutto di portare in ogni luogo le nostre istanze, quindi lascio il microfono a Tamara. Così come mettere in isolamento i bambini in classe, non si capisce questo fatto. Cioè, questa parlava dell'isolamento dei bambini, no? Ricordate su Facebook, una bufala del cavolo, la gente ricondivideva, non do il mio consenso. Vabbè. Verità. I bambini. Ah, sentite questa. Che sui bambini non si passano. Che sui bambini. Aspetta. No. Che sui bambini non si passa. Un minuto di silenzio, per favore. Un minuto di silenzio a tutti. Grazie. E a chiamarci e a tutti in braccio, insomma, non siamo più silenti, noi adesso siamo manifestati pubblicamente, siamo il popolo delle mamme. Questo è il rovescio della medaglia del suffragio universale, Teone. Ma insieme a noi ci sono tantissime aggregazioni, le partite IVA, le persone che stanno in una condizione difficile, hanno perso il lavoro, i pensionati. Che spettacolo, non ce n'è. Ecco. Possiamo dare inizio all'orazione? Benissimo. Allora io chiamerei con me sul palco. Non sfidate la nostra pazienza. Vi voglio dire una cosa. Delle autopsie. Io però mi sono scocciata, per cui ho chiuso la televisione, perché mi raccontano delle bugie. L'abbiamo potuto constatare, per cui io faccio il 10, 20, 30. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni 10 del mese io spengo le televisioni, specialmente quelle nazionali, non compro i prodotti che sono lì pubblicizzati, va bene? Non compro in Amazon, non compro dalle multinazionali. Libertà, 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 libertà. Guardate che tutti i politici del mondo, tutti, si stanno, come si dice in francese, cacando sotto. Tutti. Sì, ragazzi, Libertà, 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 libertà. Noi non siamo
negazionisti. I negazionisti sono quelli che complottano contro il popolo italiano. Allora. Voi direte che cosa c'entra questa massa di complottari? C'entra perché, con l'argomento della religione, c'entra perché lavorano sullo stesso bisogno. Perché se ci pensate, è più rassicurante un virus che non esiste, che in realtà è solo un raffreddore, che non uccide nessuno, che in realtà non fa niente, o un virus che è potenzialmente pericoloso, che te può far morire, che ci devi stare attento, che c'è bisogno dei vaccini. È più rassicurante, ovviamente, il virus complottaro, quello che in realtà non è vero niente, è tutto un complotto. Così come la religione lavora sul bisogno della paura della morte. È più rassicurante la visione del vabbè, ma tanto poi muoio, ma c'è il paradiso, rivedo tutti i miei parenti, sarà tutto un bellissimo purpurri di emozioni in paradiso, oppure l'insicurezza della morte di Moro. E poi una risposta che prima o poi ci avremo tutti, ma può essere pure niente. Lavorano sullo stesso bisogno. Sullo stesso bisogno, infatti, il complottaro, il complottismo, solitamente è più la teoria del complotto è più rassicurante della teoria ufficiale. La teoria complotti è sempre più rassicurante. Attentati ti potrebbero colpire in qualsiasi momento stai per strada, uno se fa esplodere e muori così a buffo, all'improvviso. No, in realtà è tutto organizzato, non sono morti vere, false flag là come le chiamano, è tutto finto, in realtà quelli non sono morti, sono tutti attori. Complottismo è più rassicurante. E ovviamente gli ignoranti, i complottari, tanto quanto i credenti, hanno bisogno di rassicurazioni, perché non riescono a stare in balia degli eventi che sono caotici, sono caos, nessuno li può controllare. E questo secondo me è una cosa che mi ha fatto sempre pensare quanto siano vicini. Credono in una verità indimostrabile e non credono in una verità dimostrabile. Questo è il paradosso. Non ci dimentichiamo che il cardinale Vigarò ha benedetto la manifestazione. Padre, comunque io sto... Grande! Il mostro della Sarzanese. Grazie della sub. Grazie mille. Dicevo, non dimentichiamo... Ok, padre, io comunque sto ascoltando la live dalla spiaggia. Grande, Ivan. Beato te. Io non credo sia proprio così. Credo che siano degli ipocriti puri. Prima erano... cacati a svaligiare i centri commerciali per comprare arco e guanti. Ora che siamo in una fase di minore emergenza, si sono rotti semplicemente i coglioni. Anche questo è vero, Taxis. La gente ha la memoria corta. Prima si pisciavano sotto per la paura, poi appena usciti di tutti i leoni a correre contro un muro. Sono tutti laureati ad Harvard, anche loro, un po' come quelli con le visioni. Sì, laureati all'Università della Vita. Complottismo sarà la religione del futuro, questo è preoccupante, questo è preoccupante. Però torniamo a noi, perché abbiamo questa fantastica scoperta. Assorma sono soltanto tutti su Facebook, ma che cos'è Assorma? Ma è la prima che fa portare la spesa a casa, anche se abita nel Wyoming, dove non c'è nessuno. Dai Gesù, predichi bene e razzoni male. Il complottismo e la religione sono anche collegabili perché entrambi credono alle cazzate. Sì, questo è il riassunto spicciolo, però effettivamente è vero. Torniamo appunto a questa fantastica scoperta. Questo personaggio che non sarà il solo, non sarà l'unico personaggio che vedremo in questa live. Queste anime cristiche, questi spiriti elevati. Queste persone che vivono nella luce. Questo video, che non ho ancora visto. Vabbè, ci abbiamo prima quest'altro, però. Quello dura 16 minuti. Questo è più corto. Questo potrebbe essere... Una Cristo ossessione. Questo potrebbe essere d'aiuto a tutti, ok? Quando magari non ti funziona il cellulare, non hai credito, la batteria scarica, o sei in una zona senza campo... È come inviare un messaggio telepatico velocemente. Ok, ci siamo. Ci siamo, ok. Ascoltiamo, magari proviamo anche a ripeterlo. Carissimi amici, buonasera. Oggi è il 7
7 novembre del... Tra l'altro vi vorrei far notare una cosa. Se leggete qui sotto, a 4310 iscritti, c'ha più iscritti di me questa. Andiamo avanti, non ci soffermiamo su queste cose. 18. Parliamo di telepatia. Come inviare un messaggio telepatico efficacemente... Nostalgici del ventennio, è vero, è vero. Poi faremo anche un esperimento. Un esperimento. Ascoltiamo. La telepatia è storicamente documentata anche da grandi personalità come il mio amatissimo Freud e naturalmente come anche il grande Einstein. È il suo amatissimo Freud, cioè questa ci ha avuto una storia, prima con Lucifero l'abbiamo capito agli altri video, ma anche con Freud. I cervelli sono collegati tra di loro, quindi il pensiero è un impulso elettrico e l'elettromagnetismo ci insegna che ogni corrente elettrica è concatenata ad un campo magnetico. Non lo so, Rooster, sentiamo perché ci illuminerà lei. Quindi intorno alla nostra testa c'è una sorta di nuvola magica magnetica che non vediamo perché smorzata dalla pelle e dal cranio, ma è presente. I vari dipinti, per esempio, dei santi, hanno... Che potere! Ok, capito? Quindi l'aureola di santi in realtà è questa nuvola psichica di cui lei sta parlando. Energia. Questo campo magnetico cerebrale a volte incontra un altro campo magnetico, anch'esso umano, e spesso leggiamo il pensiero di un'altra persona anticipando le sue parole. L'altro giorno stavo per comprare un pigiamone di questi termici e nel momento in cui stavo per comunicare la taglia, la ragazza mi ha detto: no, la M non c'è. Lei è rimasta stupita, no? Perché io non ho parlato e ho detto: guarda, mi hai letto nel pensiero. Quindi, tra l'altro, una funzionalità utilissima questa di leggere nel pensiero. Quando stai andando a comprare i vestiti, che ti leggono il pensiero e ti dicono: no, la M non c'è. Quindi, oltre al campo magnetico cerebrale, che è comunque ridotto... Ma te lo dico, questa sicuramente in mano, lei ci avrà avuto il vestito con la M, la commessa ha visto e ha detto: no, la M non c'è. Questa, oh, mi ha letto nel pensiero. C'è un'altra forma di energia ignota che permette appunto la telepatia. Il cervello si connette, si sintonizza con un altro cervello. Per inviare un messaggio telepatico le parole non servono, bisogna trasmettere solo il concetto, la sensazione, la vibrazione. Chris, grazie del follow, benvenuto in chat. Senti quanto penso, non so, a mia madre, dopo 2-3 secondi, proprio un nanosecondo, arriva la sua telefonata e io le chiedo: ah, ma ti stavo pensando? E sì, ho sentito un impulso. Ah, ok, quindi è proprio una cosa di famiglia sua, capito? Che hanno proprio dei poteri speciali. Ma perché parla come se stesse parlando a dei bambini dell'asilo? Forse è quello il livello medio dei suoi followers, per giusto, qualità non quantità. Quindi io non è che pensavo che lei dovesse chiamarmi, però ho pensato a lei. Ecco, quindi trasmettere il concetto e la sensazione. Questa è la telepatia funzionale. Bella Stefano! Ora faremo un gioco. Io disegno un gioco. Voglio una cosa, la trasmetto a voi e poi magari mi scrivete se avete visto la stessa cosa che ho disegnato nei post. Bella, sono l'oblio. Prima di fare questo, andiamo un po' a rilassarci. Ok, ragazzi, rilassatevi, mi raccomando. Sono qui con te. Fa paura. Immagina questa cosa. Immagina ora una lavagna nera. Bella, Marco. Chiudi gli occhi. Immagina la lavagna nera, chiudi gli occhi. La mia voce. Immagina una lavagna nera appesa ad una parete. State facendo, ragazzi, concentrati, eh? Sei di fronte a questa lavagna nera. Io prendo un gessetto
tutto bianco e faccio un piccolo disegno. Vediamo. Vediamo. Si dice lavagna di colore. Disegnando un qualcosa. Un qualcosa, ascoltate. Ti trasmetto questo disegno bianco con la forza della mente. Concentrati, concentrati. Ecco, ho disegnato. Apri gli occhi, guarda cosa ho disegnato e dimmi se corrisponde al tuo pensiero. Ok, adesso fai vedere il disegno. Allora, ragazzi, scrivetemi in chat che cosa avete visualizzato, ok? Così confrontiamo se è riuscito a trasmettere il messaggio, va bene? Che cazzo è? La stella a 5 punte. L'avevate immaginata? Si vede una stella. Bella Josué, ti sei perso un esperimento scientifico, una cosa incredibile. Lasciami un post. Vediamo se sono riuscita a connettermi con il tuo cervello. Ciao, ciao. È inquietante, è inquietante. È un po'. Allora, non avete visualizzato la stella, ragazzi? Se no, abbiamo un altro esperimento da proporre oggi, sempre della magica dea. Sono commosso. Io ho visto un pene, è una bugia. È una truffa che scrivo. Padre, ricordi quella bellissima opera Omnia, assolutamente non completissima? Ah, Zegist, mamma mia. Ah, ragazzi, a proposito, vabbè, ve lo dico dopo, a fine live vi parlo di un'altra cosa. Ok, siete pronti? Cioè, qui travalichiamo i limiti della scienza, eh? Vi svelo come tornare indietro nel tempo, provare per credere, eh? Cioè, qui non stiamo scherzando, eh? Vediamo, magica dea. Carissimi amici, oggi è il... Ma che cazzo di... Con le ali, cioè sembro io quando faccio Gabriele, ma 19 aprile del 2020. Voglio fare un esperimento con voi. E molti mi avete scritto e mi avete detto: dove trovi tutta questa serenità? Dove trova tutta questa serenità, Nella bici l'abbiamo. Oggi vi svelo un segreto. Faremo un esperimento per tornare indietro. Ma è Dumbo, sembrano le orecchie, è vero. In un momento di pura felicità. Il volume suo sta al massimo. Andiamo un po', alzando un po' così. Che lei già parla basso. Andiamo un po'. Che potete ripetere ogni qualvolta. No, purtroppo no, Marco. Sentite il bisogno. Va bene? Quindi torneremo indietro, prima di tutto questo caos che ha invaso la nostra mente, e andiamo a scegliere insieme ASMR biblico, un vero? Momento felice della nostra vita. Questo esperimento è rivolto ad un pubblico adulto. Ad un pubblico adulto, sono previste delle stimolazioni visive. Quindi questo video non è adatto. Ah, ok, quindi lei è così perché sta, trasmettendo delle stimolazioni visive. A coloro che presentano problemi legati alla luce flashata in modo continuativo. Ragazzi, avete problemi con la luce flashata? Se non avete problemi con la luce flashata, restate sintonizzanti che andremo avanti con l'esperimento. Allora. No, ma che ne sai, se dice luce flashata. Nel sottofondo ho messo della musica, una musica, più che una musica sono i suoni della natura che ci aiuteranno a rilassarci.
Vi dico cosa dovete fare. Ah, mi raccomando, fatelo a casa, eh. Per la buona riuscita di questo esperimento, tornare indietro prima di questo caos e scegliere un momento felice per rivivere quell'emozione. Voi dovete credere fermamente in quello che stiamo per fare. Allora, spegnete i cellulari. Pausa. Spegnete la televisione, okay, la radio, l'MP3, tutto ciò che può distrarvi. L'ASMR è quando ti sussurrano delle cose al microfono, oppure fanno sentire i rumori delle cose. Ci sono proprio dei microfoni apposta che amplificano questi suoni, si sentono proprio, che ne so, se struscio le dita riesco a farti sentire il rumore dello strusciare delle dita. È una cosa che serve a rilassarsi o eccitarsi, dipende che cosa fai nell'ASMR. In completo silenzio. Quindi ascoltate la mia voce, tutto ciò che... È vero, Giosuè, sarebbe da provare. Ciò che vi dirò di fare. Quindi scegliete una camera dove vi sentite comodi e rilassati. Accendete una luce tenue, sedete comodamente, quindi rimanete seduti e non sdraiati. Seduti, seduti. E da soli. So che è un momento difficile per scegliere una camera dove poter stare da soli, ma sicuramente sceglierete un angolino dove poter stare da soli. Adesso, che cosa dovete fare prima di iniziare? Scegliete una foto del passato. Può essere un passato antecedente a questo caos, oppure un passato più indietro negli anni, praticamente. Quindi o recente o remoto. L'importante è che la foto rispecchi il vostro stato d'animo. Cioè in quel momento voi eravate va bene, felici. Molti di voi hanno espresso questo desiderio. Riportatemi indietro nel tempo, in un momento felice. Ebbene, io oggi lo farò con voi. Quanta scegliete gioia, quanta gioia. Foto in cui potete essere insieme al vostro amato, alla vostra amata, oppure nel vostro gruppo di amici, ad una festa. L'importante è che sia una foto dove voi siete felici. Ecco come ha fatto John Titor. Fare. Dobbiamo riportare la felicità dentro di noi. La foto, se è stampata, mettete il ritratto alla vostra sinistra, alla vostra sinistra, mi raccomando. Se l'avete nel cellulare, la mettete sempre a sinistra, accanto allo schermo del PC. Questo ma perché ste è cose? Molto importante. Ah, è molto importante! Deve essere mio completamente, mentre a sinistra metterete la foto, sia che sia dentro un ritratto. Ah, perché dovete guardare lei, capito? Sul cellulare, sempre alla vostra sinistra. Potete quindi scegliere una foto dove siete da soli, magari ad un tramonto, al mare, in bicicletta, in montagna, oppure una foto in compagnia. L'importante è che voi pensiate attentamente a quel momento, no? E dentro di voi dite sì, qui io ero davvero bella. Ateotube, tu questa non so se l'hai vista nella scorsa live, ma è un personaggio felice. Riportatemi a quel momento e noi oggi lo faremo. Quindi lasciatela accanto a voi alla sinistra. Ma se funziona davvero che facciamo? Siamo una merda. È importante che prima di iniziare voi dovete praticare dei respiri profondi. Quindi inspirate ed espirate con tanto fino a 10, ripetere 3 volte. Questo aiuterà il nostro corpo a questa canalizzazione. Allora, canalizzate ragazzi, fate dei respiri profondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma perché? E lo ripetete per 3 volte. Ma perché? Quindi questa
era tutta la preparazione. Nel mi sta abbassando la video, quando io vi dico chiudete gli occhi, voi chiudete gli occhi. Quando io vi dico di aprire gli occhi, voi aprirete gli occhi e guarderete il vostro schermo. Ok, siamo pronti? Procuratevi tutto quello che vi ho detto. Dai, dai, dai. E poi si prende con questo esperimento. Pronti, ragazzi? Non riuscite che voi abbiate seguito tutto ciò che vi ho detto. Mi raccomando, alla lettera quello che ha detto lei. Dai che torniamo indietro nel tempo. Iniziamo. Andiamo a solleticare le ascelle di Gesù crocifisso. Dai, dai, dai. Guardate la vostra forma. Per osmosi sto perdendo consenso intellettivo. Intensamente al vostro viso felice e disteso. Volete entrare nel vostro corpo presente in quella foto. Volete entrare nel vostro corpo presente in quella foto. Guardate intensamente il vostro viso. Mamma mia, Carmine, non vedo l'ora. E disteso. Ripetete con concentrati, me. Concentrati. Io voglio entrare nella mia foto. Nella mia foto. Nel mio... Allora io vi sfido adesso, ovunque siete, a casa, state in stanza, al salone, ci avete i genitori, le mogli, i mariti da qualche altra parte della casa. Adesso ripetete ad alta voce, se ci avete il coraggio, io voglio entrare nella mia foto. Vi sfido. Corpo. Io voglio entrare nel mio corpo felice in quella foto. Ad alta voce, forza! Vediamo in quanto tempo vi vengono a prendere. Io voglio entrare nella foto. Ricordo l'emozione di gioia. Ne devi uscire che su di Gesù Cristo. In quel momento voglio riprovare quell'emozione. Sì. Si fa entrare in una foto. Lara, devi stare attenta, di seguì. L'ho urlato padre per una sistemazione per la notte. Perché ero felice. Tanto felice. Ripetete con me. Io voglio entrare nella mia foto. Nel mio corpo. Funziona con le GIF. Io voglio entrare nel mio corpo felice in quella foto. Ok, ci siete, l'avete ripetuto più e più volte? E poi? Pensate. E ricordate. Ricordate quel vento oppure quel sole, quel giorno o quella notte, quella luna o quelle stelle. Guardate la foto intensamente e create un fascio di luce. Caneate un sottofondo. Dove piano piano potete entrare. Entrate fissando la vostra foto in questo fascio di luce. Bella, Barbara, ti stai perdendo un esperimento che travalica i limiti della scienza. Qui stiamo tornando nel passato, tornare indietro nel tempo. Fare. Fascio di luce e vi porterà dentro la vostra foto. Siete entrati nella foto? Chiudete gli occhi. Amici, che è successo? Aprite gli occhi. Vi insegno il fascio di luce. Il fascio di luce, ma tipo una cosa del ventennio, però. Che dovete proiettare dentro. Sono nel paleolitico superiore e non prende bene il 4G. La vostra foto. Eccola.
La luce finale è... Che schifo, c'è proprio una cosa brutta fatta proprio... La vostra foto, quella che brilla, quella più grande, voi dovete... C'è un'animazione da due... Gratis, gratuita proprio questa. Sono quelle base dei programmini, no? Andare dentro la vostra foto. Quindi questo è il fascio di luce che dovete memorizzare per la buona riuscita di questo. Non ti incazzare però, cara. Stiamo facendo, siete entrati nella foto? Stiamo a fare. Perché cambia? Perché torna Angelica? Avete visto il fascio di luce che dovete creare e dovete proiettarvi dentro la vostra foto. Ovvio, Svarbard. Quindi, ora guardate di nuovo la vostra foto. Abbiamo creato... Avevo 6 mesi nella foto. Occhio, perché se entri nella foto in cui hai 6 mesi c'è il rischio che te caghi addosso, poi. Che è quello che fai a 6 mesi. Fatto questo schema mentale. E ora siamo dentro la foto. Sì, siamo dentro la foto. Siete dentro la foto? Posso andare verso la luce? È pericoloso. Ed ora cercate di ricordare se in questa foto ci sono altre persone. Che non lo so, factotum. Non lo so. Chiaramente le loro voci, anche... Miscredenti, funziona, appena provato. Sono tornato a 7 anni e ho esclamato porco Dio. E ora so perché mio padre mi mollò un ceffone assurdo quella volta. Sì, siamo dentro la foto. Sono dentro una figurina del cioccorane. Ma se la ripete a voce alta si avvera. Sì, perché ci devi credere. Lei l'ha detto all'inizio del video. Funziona solo se tu credi fermamente in quello che fai. Cioè, proprio una cosa fondamentale per la riuscita. Siamo dentro la foto illuminati dai fotoni. Sono dentro la foto e non mi piace. Se siete da soli nella foto che avete scelto, state provando le stesse emozioni di quel momento. Chiudete gli occhi ora e cercate di ricordare ogni attimo di quella foto e di quel momento di gioia vissuto. Ascoltate ora questo ritmo mentre ricordate. Chiudete gli occhi. Incazza poi, non ho capito. Imparati i tibi, Cristo. Imparati i tibi ci sta, vabbè. Ma guarda, ci stanno pure... C'è lei che appare tipo messaggio subliminale, capito? Comunque non è tanto diverso dal convegno di Salvini. La natura ha ammazzato la natura più della morte stessa. Andiamo avanti, questa cosa dura tipo un botto, aspetta. Una cifra dura sta cosa. Sì. Ok. Con gli occhi. No, no, questo non è né satanismo né spiritismo. Questa è roba new age cristica. Che invece si rifà molto anche alla Bibbia, a tutto l'immaginario degli angeli e quella roba lì. Amici. È magia di luce, queste cose. Rimanete qua. Con gli occhi chiusi e ripetete con me. Io sono dentro la mia foto. Ancora! Io mi libero da questo caos, dalle ombre. La mia anima è libera. Potere del cristallo di luna. La foto. Sì, sono entrato finalmente nel mio corpo. Io ero felice in quel momento e adesso sto provando le stesse emozioni. Le emozioni di gioia, di felicità. Sì. Sì, dentro di me c'è quell'emozione forte di felicità e di gioia in quel momento, in quel giorno. La mia città è diventata Silent Hill. E mi sto liberando dal caos e dalle ombre. Sì, sono dentro. Segnala il video per incitazione. La foto in cui ero felice.
Godetevi questo momento, amici. Godetevi questo momento. Voi siete finalmente felici. Grazie, maestra, bella. Che ha avvolto l'universo, le ombre si incazza stanno tantissimo prendendo il sopravvento, ma le nostre anime fluttuano ed escono da questo caos e dall'ombra ed entriamo in quella foto dove il caos non c'era e dove eravamo felici. 72, Barbara, questa c'ha 4310 iscritti sul canale YouTube, sai, capito? Ma abbiamo, a parte, nel senso, tantissimi, perché ha due canali, c'ha Adea Mistero ASMR e Smeralda, che è il canale di Magica Adea, dove appunto abbiamo visto l'altra volta ci parla anche delle coppette mestruali e del giusto utilizzo. Però vediamo un po', l'angelo della morte è il nuovo ordine mondiale, quindi siamo anche sul complottismo. Tre giorni di buio, ecco, questa sarà sempre una profezia. Ritorno del Messia imminente. Questo potrebbe essere interessante, eh? Le profezie di Padre Pio. Io vedo i messaggi subliminari. Prosecco con Lucifero, controllo. Dio, vieni adesso, ma ancora no. Però, invece di continuare con lei, io ho anche altri... questo dura troppo. Che potere, che potere che hai! Vediamo, questo è un trattamento di energia cristica. C'è scritto trattamento Sara, non lo so, non l'ho visto questo video, eh. Però siamo sempre nel tema delle anime cristiche, no? Ovvero queste persone che vivono nella luce e inondano gli altri di energia positiva. Risveglia la scintilla cristica che è in te. Vediamo il trattamento di Sara. Fabio Pada, no, non so chi sia. Niente contro l'eiaculazione precoce. Trattamento di Sara, è tutto così? Non succede niente? Ah, vabbè, bello. Abbiamo appena assistito al trattamento di Sara. Oh, questo già mi sembra più interessante. Io la vedo, sono tre persone, ok. Namaste amici, ecco. Ok, qui invece entriamo proprio nel roba del... buddismo, e chakra, queste robe qua, mi sa che siamo, eh? Si sente un cazzo, quindi questo lo saltiamo. Oh, vediamo questa signora. Ciao, bentrovati. Ma Ganesh in persona. Ma come, i chakra con Cristo? Sì, non lo so, lascia stare, sono cose complicate, solo ad un certo livello di illuminazione riesce a comprendere. In questo fine inverno... Chi? Quello di prima? Non so chi sia. Ci auguriamo gelido, ma comunque finché c'è vento... Altro che il dark web, il deep web... È sempre sinonimo di aria pulita, no? E qui da noi in Salento non ce la facciamo mancare l'aria pulita, nonostante che dopo che c'è lì la cronologia, no, formato il PC dopo alla fine, e quindi benedico il vento anche quando ci fa morire di freddo come adesso. Il video di oggi lo registro in questa struttura che vedete al centro. C'è un cerchio di pietre in cui anticamente si faceva il fuoco ed è una riproduzione lei di una capanna messapica, quindi di una capanna primitiva. O come diceva una cara amica che è qui con me, che mi tiene compagnia oggi in questa esperienza, sembra una grandissima capanna sudatoria, bella ampia per centinaia di persone, che ci farebbe tanto bene a noi occidentali
praticarle in maniera più assidua. Ecco, non aggiungiamo altro. Il Andiamo messaggio di avanti, oggi, vediamo che cosa, qual è il messaggio di oggi. anche questo usa dei termini, gli esseri dal cielo che hanno canalizzato questo messaggio alla nostra amica Anna Maria Negro, anche in questo caso Mi dissocio dal cognome di Anna Maria perché siamo su Twitch. usano dei termini meravigliosi, ma che a noi sembrano teorici, perché qualcuno ci ha fatto perdere il senso della concretezza e della potenza delle parole come verità, come via, come Ok, giustizia. ragazzi, a quanto pare ci sono degli esseri celesti che hanno canalizzato dei messaggi a amica sua. Allora sembra giusto e doveroso ascoltare questo messaggio. Giustizia come libertà. Ma grazie a questi messaggi, leggendoli, registrandoli, riguardandoli, io comprendo quanto, grazie a loro, io comprendo quanto per noi invece è bene che ritroviamo il potere concreto di queste parole, perché si manifestano concretamente nella nostra vita. Quindi famo Non affidasse indiretta, da amica sua. Sì, brava sicuramente, Valerio. ma in particolare se siamo vigili, ce ne accorgiamo in giorni importanti, quelli che io chiamo i giorni gate, no? Del calendario Giorni? terrestre. Come ad Mi esempio, dissocio dai giorni gay, che ha detto? ieri 11 febbraio, giornario terrestre. Come ad esempio, ieri 11 febbraio, giorno in cui tanto tempo Ah, fa Johnny apparve per Gate. l'ultima Ho volta capito. la grande madre a Lourdes, che chiese di essere chiamata Immacolata Concezione. È bella sta cosa della grande madre a Lourdes che disse di essere, che chiese di essere chiamata Immacolata Concezione. Pensate che chiese di essere chiamata Immacolata Concezione dopo l'editto del Papa che aveva stabilito l'Immacolata Concezione. È incredibile, a volte le coincidenze, ragazzi. E quindi cosa voglio dire con questo? Affiniamo la nostra sensibilità nell'osservare ciò che è intorno a noi, Sì, ma il quello che ci messaggio? succede, il vero intento, che a volte a qualcuno può solo sapere. La verità, Oh. Saravaglia, Ansa, la signora dei venti, Chi? tanti, ecco. Ok. Siamo al messaggio, eh? Spero di essermi spiegata. Saravaglia, Ansa, la signora dei venti, nella tradizione afro-brasiliana. Sì, è vero. La verità, la via è la via per conoscere se stessi. Molti sono stati gli anni che l'umanità ha trascorso nel buio. Ora è giunto il momento. Questo è un messaggio degli esseri celesti, quindi io già immagino quanta profondità e quanta illuminazione potrà concederci questo scritto. Che Sentiamo. luce sia fatta su ogni cosa Io e che la verità emerga nella vostra coscienza. Ciò che risiede nel regno dei cieli risiede anche sulla terra, e questa è una delle leggi universali che regolano il tutto. Ciò vuol dire diventare responsabili delle proprie azioni e Ora ho capito che comprendere che quello che risiede nel vostro cuore risiede anche nell'universo, ma davvero come in dentro e così in fuori. Come nel micro, così nel macro, davvero, concretamente. Ma davvero, eh? Cioè, guarda che gli hanno detto degli esseri celesti, amica mia. Davvero, eh. E viceversa. E viceversa, ci sta sempre bene, Ognuno di viceversa. voi sarà chiamato a testimoniare la propria verità. Se ciò che testimonierete sarà frutto di quella verità, questo vi renderà forti e capaci di proseguire verso la via del risveglio, perché gli esseri umani tanto tempo fa svegli lo sono già stati. Ma se ciò Cioè quando si chiamano assassate per qualsiasi cosa, che capito? esporrete sarà frutto della menzogna. Questi hanno, diciamo, questa idea del passato come un'epoca di pace, di armonia, di fratellanza. Cioè, si mangiavano tra di loro un altro po' prima, quindi, diciamo, Sarete più chiamati a armonia con la natura testimoniare. sicuramente, però. Non è più il tempo di dormire. È giunto il momento che sul pianeta Terra verità sia fatta. Esatto. L'umanità ha bisogno di compiere questo passaggio per tornare a ricontattare la propria luce.
Perché questi non è che c'entra con Cristo, questi sono anime cristiche, cioè prendono tutta quella roba New Age infarcita di cristianesimo, di angeli, del regno dei cieli, sentite tutta questa roba qui, e hanno questa loro realtà. Non ci potrà essere evoluzione se non ci sarà pulizia nel vostro cuore. Un cuore impuro è un cuore malato. È un tarlo nella cellula della vostra società, della vostra comunità. Sì, esatto, armonia. Quando sarete capaci di comprendere, facevi un graffio e morivi, capirete la reale, concreta importanza di essere veri. Quando la verità sorgerà nel vostro cuore, ascoltatela senza allontanarla, perché è lì per indicarvi la via, non per darci fastidio, non per scomodarci nelle nostre comode routine, per indicarci la nostra personale via verso la nostra libertà e realizzazione. Quando le vostre... In due parole, le fan del fantasy che formano l'ora di episodi crossover con altri esseri fantastici, vero, vero? Vaffanculo, poetessa del cazzo. Comunque finora non ha detto un cazzo, sì, perché fondamentalmente i messaggi degli esseri celesti sono sempre così, la verità è la via, segui la verità dentro di te, è l'armonia, è quello che è dentro di te è l'unica via, è l'unica verità, solite cazzate. Vediamo che cosa ci riserva invece Alessandra Sambrotta, l'amore cristico è la sola verità che siamo venuti a ritrovare e a donare, pure questa Next 68ina. Ciao a tutti. Il mio silenzio è durato poco, sono un po' stanca ancora, in questi giorni le energie sono dirompenti e tutti le state sentendo. In questo momento io sono un semplice canale che trova la sua gioia nell'esserlo semplicemente. Faccio questo video per rispondere alle tante domande che alcuni di voi, che energia, essendo soggetti alla legge di causa e effetto, andiamo avanti, sì, fino alla fine, dimensioni che si aprono anche soltanto guardando. Questa fa cadere i coglioni proprio, no, non mi piace, questa è quella di prima. Ciao. Continuiamo la nostra serie di video. No, anche no, anche no. Oh, ok, questa ci potrebbe... Dura 5 minuti, quindi... Bevi di una Monster. Questo potrebbe essere interessante. È tecnica per contattare gli angeli custodi e gli spiriti guida. Secondo le tradizioni cristiane, ma non soltanto le tradizioni cristiane, l'essere umano ha la possibilità di entrare in contatto con entità angeliche, entità emanate direttamente dalla... E tra queste entità esistono alcune più vicine all'uomo, che sono gli angeli custodi. Custodi... Questo tipo professore sta perché spiegando... Perché sono custodi della salute, sono custodi... dell'essere umano ai quali sono dedicati. È come se fossero una forma... Questo video ha 78.000 visualizzazioni e lui ha 189.000 iscritti. 189.000 iscritti. Questo per farvi rendere conto di che cosa... La gente brama queste cose, cazzo. Strettamente connessa alla forma umana. Un po' come quei pesci che hanno altri pesci che si prendono cura di loro. Grazie del follow, nome utente, benvenuto in chat. La differenza è che l'angelo custode è un'entità energetica, non è un'entità dotata di forma, ma l'essere umano ha la possibilità di entrare in contatto con queste energie. Queste energie che sono energie che non hanno un corrispettivo su un piano fisico, quindi non sono energie spiegabili come energie fisiche, elettromagnetiche, piuttosto che nucleari forti, nucleari deboli, gravitazionali, ma hanno comunque il potere di interagire con l'essere umano. Ma sai che non credo, vabbè, a parte del 2015, però anche andando a vedere i commenti,
Cioè, guardate i commenti. Sono tantissimi. C'è anche chi lo prende per il culo, però. Tipo, questo dice: io non capisco la gente che giudica senza prima controllare il contenuto. Il video contiene un metodo di comunicazione ed insegnare questo metodo può richiedere un minuto, come può richiedere un'ora. Quindi sono senza senso quei commenti negativi. Ti confermo che sono molti anni che sono in contatto con uno spirito guida, quindi è un argomento che conosco bene. Gente illuminata. Sono infatti arrivato al tuo canale, forse per puro caso, una voce. Questa è stata guidata dall'Angelo Custode a seguire il canale. Invece questo dice: dove arriva l'autoesaltazione? Hanno spalancato le porte dei manicomi, ecco i risultati. Ok, non ci sono solo commenti positivi, eh. Ho parlato con una mia amica che conosce queste cose e dice che non è molto, molto sicuro, anche perché se si prova a farlo non sai mai cosa va incontro. Non girano solo gli angeli, ma anche falsi angeli e spiriti cattivi. Mio angelo si chiama Bubino. A me mi è funzionate. Salve, come riesco a contattarla privatamente? Penso anche vediamo cosa. Manda il link nella chat che devo mettere un altro commento negativo, che ce ne sono pochi. E poi la cosa bella sono quelli che seguono la religione canonica e che insultano quelli che seguono la New Age. Sì, nuovo utente, ciao, ti sto per bannare. Ah no, aspetta, nuovo utente ci ha scritto un messaggio in lingua aliena, perché probabilmente è un essere celeste che... Allora, torniamo a noi. Questo dura 30. Perché in realtà sì, sono interessanti per prenderli per il culo, ma Chiusi facendo la dichiarazione, il sono corpo ha iniziato a vibrare, pallosi. vibrare, vibrare forte, 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 e Questa a un certo vibra c'è la punto si è frequenza di girato, Cristo, vedo, ho chiuso capito? gli occhi, ho aperto gli occhi, una luce immensa, che non, quasi non potevo vedere niente, e dietro questa luce sento che c'è una presenza, però non posso vedere. Infatti anche qui c'è scritto in questo libro multidimensionale che è la Bibbia. Ok, abbiamo imparato un'altra cosa oggi. La Bibbia è un libro Questa multidimensionale. frequenza eterna in cui non può entrare altra frequenza. Però se non si legge con la frequenza, grazie al contatto con Gesù Cristo che è il mediatore, non si può leggere quello che è nascosto, perché infatti Paolo parlava del mistero del Vangelo, che nella superficie non c'è. E andiamo poi a comprendere che effettivamente è così, perché siamo in una Matrix dove è dominata da Lucifero e dai demoni. Questa Siamo in una Matrix dominata da Lucifero e dai demoni, la ok? realtà che mi ha spiegato Quante cose si imparano? Gesù Cristo e che c'è scritto anche qui. Infatti, quando mi ha salvata, cioè che ho incominciato a vedere, a percepirlo, però non potevo vederlo perché è una frequenza altissima, cioè come se lui vibrasse a 100.000 Hz, noi siamo un Hz, non è possibile, però possiamo puntare. E lui è sempre qua, lui ha detto io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Io sono la via, sono la porta, senza di me non potete fare niente. Porta, qui si parte di una porta frequenziale, una via che non è in questa Matrix. E lui ha questo compito non religioso, ma di una relazione che ti trae fuori dalla Matrix e ti fa fare un Bella lavoro God. per lasciare la Matrix e ritornare al regno che ci corrisponde. Risponde. Sai che prima ti, vabbè, ti E mi ha sentivo guarita, in quell'istante sono guarita all'istante, questo volevo chiudere. Vedi, c'è un discorso molto speciale, di cui questo fisica che non ti aspetti. video è, come si può dire, un veicolo che aiuta, perché il conducente del carro è propriamente Cristo. E io ero poi ribelle, perché dicevo, ma perché c'è bisogno del mediatore, c'è bisogno di te? E lui dice: senti, tu sei anni che hai fatto meditazioni, anni che hai cantato per Dio, anni eccetera, ma mai l'hai conosciuto?
No. Sei sempre chiusa in una Matrix. Per quanto uno poi arrivi a elevarsi, a arrivare al Matrix. Sì, e vedi Taxis, cioè qui è proprio, c'è cioè, un purpurri di stronzate, tutto insieme. Massimo di un'intuizione in un. Questo perché la gente ovviamente crede a ciò che gli piace, crede fondamentalmente. Combinazioni, poi si ricade nuovamente qua. Perché non è possibile uscire qua? E mi ha spiegato perché, e c'è scritto tutto in questo libro. Praticamente quando Tocca vedere magari con il 5G. fu la fonte che non ha una forma, una forza straordinaria, per poter creare le forme con il suono, con il verbo, che deve fare per manifestare? Necessita di un modo. Quindi da se stesso estrae una forma Ovvio, ovvio. che formi. La forma che forma noi la chiamiamo Cristo. Qui, È tipo un grande qui. archetipo, quindi. Esatto, un Ok. architetto, come in Matrix c'è l'architetto. Eh? Ci provo anch'io. Il dualismo, onda particella delle frequenze vibrazionali atomiche, sono il depauramento delle energie angeliche della Matrix. Ha senso, ha senso. Se glielo dici, lei ti risponderà sicuramente di sì. Archetipo è anche una parola abusata. Esatto, archetipo, architetto, gran bella Matrix del cazzo. Io la chiamo supercazzola, ma io non so un cazzo, beh sì. Che forma ha la forma? Che forma la forma? E che Sono dei mitomani, Teone, sì, questa gente ha la mania del protagonismo, quindi inventa qualcosa di suo per accaparrarsi i seguaci, solo che stanno finendo gli argomenti e devono esagerare sempre di più. Però non ha citato gli Arconti e il Demiurgo. Guarda, se dura 36 minuti il video, sicuramente li citerà. Sì, perché, come nella religione, che ti fa, alla fine, cosa fa? Ti fa sentire speciale, no? Tu sei un prediletto, sei un figliolo di Dio, sei un prediletto da Dio, Dio ti ama, Dio ti segue, sei su questo mondo per compiere il bene, per diffondere il messaggio di Cristo. Sei una persona speciale. Nella religione, quanto in queste stronzate New Age, no? Tu in realtà non sei una testa de cazzo, non sei quel povero minchione che sei, sei in realtà una persona speciale, piena di luce, importante per l'armonia dell'universo. Perché a nessuno piace sentirsi solo un coglione, fondamentalmente, e quindi è normale che la gente si aggrappi a queste cose. bisogno di altri architetti per aiuti. Allora crea cosiddetti quelli che noi conosciamo qua con questo nome, angeli, arcangeli, eccetera, eccetera. Forze che lavorano, ok? Che abbiamo dato vari nomi qua. Però sono suoni differenti cioè io ancora non ho la codifica a conoscere questi suoni, però. Per esempio, Gesù è più un Yahshua, Yahshua, non è Jesus, per esempio, no? Hanno scritto Yeshua, no? È vero, Gesù. Yahshua. E cosa succede? Grazie al cazzo, qua, l'aramaico si chiamava così, non è? Ce n'erano tipo, era tipo il nome più comune in Palestina, Yeshua, non è che ci si chiamava solo lui. Allora, c'è uno degli angeli più belli, che era molto intelligente e quindi a un certo punto col libero arbitrio decide di andare contro il creatore, ma più che altro per sperimentare delle cose. Ancora che riutilizzano sta cazzata di Lucifero, dell'angelo ribelle, ce ne abbiamo parlato anche l'altra volta, no? Citando appunto il video di Mercandini, che diceva appunto che in realtà non c'è nella Bibbia sta cazzata dell'angelo ribelle che se ne va da Dio perché usa il libero arbitrio, ma in realtà la favoletta dell'angelo ribelle sta nel Corano. Cioè, quindi figurate che conoscenza che hanno dell'argomento È questi. che a suo modo potrebbero essere meglio di quelle che ha fatto il creatore. E anziché dire bene, come figlio, diciamo, sperimento questo, però lo sperimento in accordo con te, no, vado contro di te perché voglio essere più che te.
E questo si chiama quello che è diventato Lucifer, perché era Lucibello, la luce del... Lucibello, uè, Lucibello! Cioè una luce che espande, Lucifer ingloba. Ah, è vero, ma non significa quello! Inglobando si perde di dimensione. Ma perché? Si solidifica, si perde contatto con la creazione primigenia che è creatività pura. Ma che cazzo sta dicendo? Il creatore, l'architetto, cosa crea? È Lucifer, è Lucifer, ingloba. Ma che cazzo? Diversi universi, eccetera, ma la Terra con un luogo specifico che era chiamato Eden. Ma lei ha studiato la Gregoriana, perché... qua con questi esseri che erano fatti a immagine e somiglianza dell'architetto e potevano fare cose meravigliose. Lucifer, dalla dimensione, vuole rubare, perché è in lotta perenne, all'architetto questi esseri meravigliosi. E qua c'è scritto tutto questo. Qui quindi veniamo al punto dell'albero del bene e del male, della mela. Questa è la nostra caduta, cioè la nostra discesa nell'illusione, che è come la mela di Biancaneve, sai, mangi e muori, ok? Siamo sempre là. Ecco. Cosa fa Lucifer, in arte Satanás? In arte, c'è il nome d'arte Lucifer, in arte Satanà. Con sua densa gli dice, con sua densa, venite con me, perché Dio non vi ha detto tutto, vi ha nascosto questo che vi propongo, la separazione, giorno e notte. Sì, capito, cioè, praticamente gliel'ha raccontato tipo, non so, gliel'ha raccontato tipo Gesù in persona sta storia. Che... tempo. Lo racconta come se avesse vissuto quel momento lei. Voi no? Conoscendo questo sarete più del creatore. Vi ha nascosto questo creatore. Menzogna assoluta. La menzogna era per portar via la creazione a Dio. Ma perché fa questo? Quindi da lì è nata questa Matrix. Sì, sì, sì. Che nei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli noi ci incarniamo, ricadambola, dadambola, dadambola, sempre qui, sempre qui. E l'architetto manda ogni tanto delle radio che risuonano con lui, che gli altri non possono più ascoltare sta frequenza. Sono... è vero nome. I profeti vengono uccisi tutti. Bon, bon. A un certo punto l'architetto dice, bene, scendo io. Vediamo un poco qua. Ecco, scendo, però bisogna trovare un qualcuno che atomicamente possa sopportare la frequenza. Quindi da tutta la stirpe, da Melchisedec, che era come si può dire, un gran sacerdote della fonte primigenia, discende Maria, la donna che in quel momento in tutta la terra più pura mentalmente, geneticamente, eccetera, potesse accogliere una potenza, ma deve essere vergine. Perché? Perché? Perché non può esserci una diciamo, interferenza vibrazionale di uno sperma umano che gli dà un'informazione che non compete con la discesa. Deve essere vergine. Questa è una storia che non è religiosa, questa è una storia ben precisa, quantico-scientifico, avete capito ragazzi, questa non è una stronzata, cioè, questa è roba quantico-scientifica, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, li viene come barriera per le onde radio, cioè, ma vi rendete conto? Ma che porca puttana! Cosmogonico, eccetera. Storico, scusate, era quantico-scientifica, ma anche storico e cosmogonico, no, così per essere chiari. Allora, cosa succede? Nasce Gesù fa le sue esperienze, deve integrare molte cose, fino a che arriva il momento di integrare che lo Spirito, potenza di Dio in manifestazione, chiamato Spirito Santo, perché è santo, perché trasforma le cellule, il pensiero, tutto, ingloba e riacquista tutto, si completa. Infatti cosa fa? Appena completato, deserto, e deve vincere Satana, ovviamente, per liberarci. Quindi lui va, barabam, 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 l'ultima che dice, barabam, barabam. Si capisce la storiella, cosa dice a Gesù Cristo? Gli dice,
Io ti do tutti i regni della terra se tu mi adori. Ma come, perché? Ma è rumeno, Satana. Io ti do tutti i regni della terra se tu mi adori. Come E parla? Gesù Cristo gli dice: vattene, Satana, no, dice, non tentare il Signore Dio tuo. Questo la Cioè, chiamiamo Genesi, no? 431. Biglino Ma da dilettante qui con arriva, ma è questo. importante, tesoro, Certo, perché sì. in base a tutto questo lui fa tutto un cammino ben preciso per liberare dalla Matrix tutti quanti, fuori dal por fuori, fuori, fuori. Quell'altro si incavola e lo Adesso è fa tutto chiaro, ammazzare, grazie. però dato che Dio sa tutto, cosa fa? Della morte il suo ciliegina sulla torta. Grazie alla morte, cosa fa? Ogni tortura che ha ricevuto ha liberato tutto il karma dell'umanità. Cosa fanno gli sciamani per pulire, aiutare gli altri? Si assumono su di sé il dolore, la malattia. Lui ha fatto per tutta l'umanità, immagina te. Infatti, quando arriva sulla croce, cosa fa? Boom, tutto è compiuto, pac, e si spacca tutto. E qui entra il E 432, questa ha visto la passione di frequenza Cristo. portante di equilibrio, che ora può fare andare lì a che cosa? A ricevere la frequenza dello spirito, perché quando poi lui è risorto, cosa è successo? È risorto, ha detto: vado avanti a prepararvi un posto, ed è meglio che io me ne vada, perché vi invierò il consolatore, lo spirito di Dio, che C'è la vieni storia assurda, cioè è più assurda di quella ufficiale. informerà di Ne ogni devi cosa. uscire che su di Gesù Non è una Cristo. religione. La religione ha chiuso tutto questo perché ha creato interferenze con i pastori che si sono assunti I fotoni l'onere organici, diavolo. di pastorare gli altri, mentre bastava che dicessero solo: voi vi potete mettere in unione diretta con Gesù Cristo, che è il portale stesso Con Gesù con il Cristo. quale vi mettete in comunicazione e vi fa uscire fuori. Certo, no, c'era troppo interesse, troppa gente che stava 432 interessata. balance emisferi, entriamo lì. E che fa lui? 432 barra semisferica. Ma che cazzo? Ragazzo, io non ci si capisce davvero un Lui cazzo. entra nel nostro cuore e ci dà istruzioni dettagliate ogni momento di come lasciare cosa. Tutte le nostre parti oscure che quell'altro ha immesso. Invidia, bramosia, illusione, tutto quello che un Buddha ha cercato di fare, onore al Anche Buddha, Buddha, anche Buddha. però non ha potuto essere un liberatore fuori dalla Matrix, neppure Chiama il 432 per parlare con lui. Ha Gesù voluto Dio che Cristo. scendesse a farlo. Questo è il ruolo forte di Gesù Cristo. Il 432, lode a Dio, devo dirlo proprio, Lo ci deve permette ora. dire, Balance degli emisferi di connettere con questo spirito che sta tornando forte perché lui l'ha promesso. Questo è Alfa e Omega. Il libro si chiude perché lui ha dato un tempo all'esperimento di Lucifero e ai poveri disgraziati che non sono usciti finora da questo gioco, i figli di Dio. ha dato un tempo all'esperimento di Lucifero. Ma che cosa sta dicendo? Come funziona? Cioè, ci si è messo d'accordo? Vabbè, guarda, per questi primi 5.000 anni andare da stecchite, da vite, poi. Che cazzo? Ma comunque, barra semisferica, Sta 432. finendo, Sta il finendo. libro sta finendo e noi lo possiamo vedere nell'Apocalisse Mi in tutto sono quello che perso. lui ha detto, fine del libro, e sta venendo lo spirito di... e lui ritorna, dice: come io me ne sono andato, ritornerò, però ritorna in vibrazione, in presenza di gloria che neanche possiamo vedere come sarà. 432 ci prepara questo, sì, perché diciamo gli accoliti, i lavoratori Ma no, io sono rimasto di incollato su questa, ragazzi, Lucifer, scusate. Satanás, lavorano molto. Lucifer, ricordiamo, Infatti, ragazzi. qua cosa dice Paolo in Efesini 6? Paolo in Efesini 6 dice che quando si riceve Gesù Cristo, che fra l'altro lui mi ha spiegato bene e lo spiega anche qua, che la sua parola dice: il mio nome, il suo. Aspetta, aspetta, ho capito bene, aspetta, eh. Che neanche possiamo vedere come sarà. 432 ci prepara questo, sì, perché diciamo gli accoliti, i Aspetta, ho sentito lavoratori una cosa, ma non so di sicuro. Lucifer, Satanás, lavorano molto. Infatti, qua cosa dice Paolo in Efesini 6? Paolo in Efesini 6 dice che quando si riceve Gesù Cristo, che fra l'altro lui mi ha spiegato bene e lo spiega anche qua. Lui mi ha spiegato bene, quindi lei c'ha un contatto diretto con Paolo, con Gesù Cristo, che era quello che non avevo capito.
gliel'ha spiegato a lei, però lo spiega anche lì sulla Bibbia. Però è chiaro che lei ci ha parlato, perché sono tutte queste cose che non faceva sapere. Che la sua parola dice il mio nome, il suo nome, è sopra tutti i nomi. Perché è una frequenza che è riconosciuta e devono sottostare energeticamente, tutte le altre frequenze sono sotto. Perché produce Gesù Cristo, livello di vibrazione riconosciuta, perché c'è come un contratto, che non possono fare niente. Per questo... Ma che cazzo ci mette? Ma è fantastico! Perché 4, 2, 2, 3, 3 frequenze sotto, Gesù Cristo produce, c'è come un contratto e non possono fare niente. Ma è fantastico! Questo che anche, diciamo, è stato utilizzato dai per fare gli esorcismi, usano sempre Gesù Cristo, non dicono solo Gesù o solo Cristo, Gesù Cristo! E io su di me l'ho provato tantissime volte. Quando lei l'ha provato su di sé Gesù Cristo. Sono in difficoltà, lo chiamo Gesù Cristo, che lo Spirito di Dio mi aiuti. È frequenza. E qua parla... Tu però ti sei liberato. Cosa fate? Ok, ragazzi, provate, vediamo se fa anche a voi. Devo mettere un'app che fa frequenza e mettere 4 e 2, vediamo che cazzo succede. Se con le radioline becchi le frequenze sbagliate, senti il telefono lotte di Cristo. Dalle idee della Chiesa. Assolutamente. Cioè, nel senso... Perché la Chiesa, cosa è successo? La Chiesa, le religioni sono state inventate da Lucifero. Ah, perché c'è anche il canale suo, Carmine. Aspetta, che il contatto, la relazione. Ah no, Svalbard, non hai scritto tu. Non è una religione, è una relazione diretta. 4-3. Che hanno incominciato a deviare come? Creando statue, adora la statua, quindi hanno spostato fuori. Hanno spostato il rito sulla Madonna, su Maria, quando non c'è mai scritto che uno deve... è vero, Eavo, sì. Solo in italiano. Una manfrina... Purtroppo, perché questi fratelli e sorelle che in Dio, figli di Dio, che sono confusi là dentro, cioè sono manipolati tantissimo, perché infatti nella Bibbia cosa c'è scritto? Che è un manuale di istruzioni. Il Nuovo Testamento ti connette con la vibrazione della porta. Il Vecchio Testamento sono indicazioni. Sono frequenze di indicazione storiche che hanno portato al Nuovo Testamento, che è la porta d'uscita. Però ci sono delle indicazioni, salmi per esempio, i salmi che ha scritto Davide suonava quello che veniva dal cuore, mi ha insegnato molto, perché cantando i salmi senza una melodia scritta, le parole che ci sono, Gesù Cristo spiega che sono atemporali, sono fuori dal tempo, sono in un tempo eterno di Dio. Quindi quando tu li canti, entri in questa connessione atemporale e fanno un lavoro, infatti vengono a essere chiamati medicina per l'anima. Infatti Davide, quando cantava e suonava, fermava tutti i demoni del re Saul, che solo con quando lui cantava e suonava, i demoni lo lasciavano. Un bardo, era un bardo! E l'ha fatto andare alla corte per quello. Però cosa succede? Gesù Cristo ha fatto un lavoro che attraverso questa frequenza... I demoni, che sono gli spiriti dell'aria, Efesini 6 lo dice: la vostra lotta non è contro carne e sangue, persone, ma contro le patrie e le potestà dei cieli e gli spiriti dell'aria e delle regioni celesti, perché ci sono governatori che però sono demoni. Sì, l'intervista di Gesù te fa certo. Sono gli angeli caduti che sono accoliti di Lucifero, che abitano mondi. Quindi attenzione anche agli extraterrestri che vengono. Pure gli extraterrestri! Ma che cazzo! Attenzione a tutto questo. Attenzione ai rapimenti, chissà perché in nome di Cristo si fermano. Cioè, ragazzi, cioè, qui la lore... Ma è profondissima! Ma è profondissima! Cioè, c'è la Matrix, c'è la Bibbia, ci sono i portali, c'è energia quantica, frequenze, extraterrestri... Cioè... Ma porca puttana, ma... Gli alieni che si fermano in nome di Cristo, cioè... Qua c'è scritto tutto, c'è scritto tutto.
E certo, perché Lucifero, come sia, cioè anche lui è molto intelligente, Satana, e si adatta all'epoca. Adesso sta utilizzando la tecnologia per manipolarci. La televisione ha dei mezzi più potenti per manipolare la coscienza. Mancano solo i biofotoni. Tutto. E portarli, che cosa? Che non incontrino la porta stretta. Non la incontrano perché la porta stretta si trova con un atto d'amore, con una richiesta d'amore. Alla nostra origine, ve l'ho messo in chat il link del video. Non siamo felici mai, nonostante i miraggi di bellissimi che magari ci fanno star bene, non so, 10 minuti, un'ora, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, il corso tale, ma che bello, e poi bam, non è possibile, perché è questa origine di amore che abbiamo dentro e viene dal regno di Dio, che, come diceva lui, è un altro posto. Non è una formazione calcistica. Il nostro anelito è ritornare lì, ma quell'altro non vuole, capisci? E quindi fa di tutto. Adesso sta usando tecnologia, anche i cellulari, tutto. C'è anche il 5G! C'è anche il 5G, ragazzi! Con frequenze giuste, mettendo magari l'applicazione 432 che va trasformando i suoni interni, che uno non va... Va bene usarli, ma con intelligenza. Il nostro anelito è ritornare lì, ma quell'altro non vuole. Quell'altro non vuole, sentite. Adesso sta usando tecnologia, anche i cellulari, tutto. Va bene usarli, ma con intelligenza, con frequenze giuste. Mettendo non poteva mancare il 5G. Che va trasformando i suoni interni, che uno non va bombardandosi. Perché più siamo bombardati, disequilibrati, più innanzi... No, comunque questa è una grande, cioè ha messo tutto, manca... ci siamo persi i primi minuti del video, quindi non lo so, probabilmente manca la ghiandola pineale, poi qualcos'altro manca... Sia più in una situazione così di disperazione... I vaccini, mancano i vaccini. La disperazione che c'è in giro è più... Siamo, ci allontaniamo, però se uno... No, la roba quantica l'ha detta... No, la sua casa non è questa. Questa disperazione si trasforma in una benedizione, perché ma dove sono? Aiuto! E allora quando uno chiede SOS davvero col cuore. Esce chimica. E noi, come discepoli suoi che abbiamo ritrovato la porta, adesso ci sentiamo di aiutare le persone a dire: ok, avete la possibilità di uscire dalla Matrix con Gesù Cristo, il mediatore a Dio. Uscire dalla Matrix con Gesù Cristo, cioè, ma è la trama di Matrix 4, probabilmente deve uscire. Che non è una religione, ma è, lui dice: io starò con complotto voi, di internet di Hitler per i 440 Hz, no? Mai sentito. Il gioco dell'altro si chiude perché è stato concesso un tempo. Perché un padre che vede i propri figli come siamo noi, che di vita in vita sono ammazzati, massacrati, illusionati, che cercano da giardino, via, e non la trovano, basta, ha dato un tempo alla fine. Siamo nell'Apocalisse, chiamata, che è l'Omega. Lui diceva: io sono l'Alfa, l'architetto dell'inizio, e l'Omega della fine. 432 aiuta tutto questo meravigliosamente, e sono felice che tutto questo ci sta portando e a unirci in questa impresa, perché parlando con Gesù Cristo, lui sta veramente... Parlando con Gesù Cristo! Nel caldeggiando, se si può dire così, che l'umanità sempre più entri nella 432 Hz, perché non ha così, ha meno contrasti, ha più apertura di cuore per poter entrare nella frequenza. Perché dato che lui sta tornando, e l'ha detto che tornerà, e si sta sentendo, si la sta madre sentendo, di Adalcar, delle cose, delle profezie ben precise. Ma che sì, perché la storia è figa, Carmine. Purtroppo, cioè... anche con cose non tanto belle che avverranno. Però noi dovremmo stare forti, per questo lui ha detto: se entrate qui, gliel'ha detto Gesù, stretta, e mi seguite, non religiosamente, mi seguite, seguirlo vuol dire proprio affinarci con lui, che lui ci insegna a come non cadere in queste fregge. Ma Gesù vuole che gli entrano nella porta stretta, ma secondo me è travisabile come messaggio. Che ci vogliono
portare sempre in basso, con la depressione, con di tutto e di più, di tutto e di più, perché adesso dobbiamo poi restare le frequenze scie lavorano proprio su questo. E allora cosa succede? Se noi entriamo con lui in questa frequenza portante, lo Spirito di Dio crea una, e qui è scritto proprio, viene a essere chiamata armatura di Dio. In Efesini 6, da 10 a 20, c'è tutta la descrizione. Armatura di Dio, figo, pure l'artefatto magico, buono. Ed è veramente... Sì, sì, ha detto scie, ha reale, detto scie. Va conscientizzata. Parla di indossate l'elmo della salute o della salvezza. Cos'è? Che è ti dà elmo che Dio dà. Più 20 HP. Connette una frequenza di fuoco. No, quella spirito, è di Lucifer. Tanto forte... che non possono entrare, perché salute? Perché le altre forme non possono entrare, le altre forze. Cioè ti crea... È tipo il cappello di Stagnola. Che queste queste voci che lui diceva non possono entrare. O se le senti, chiami lo Spirito di Dio che ti rinforza la frequenza e loro sono costretti a andare perché si bruciano. La versione del cristianesimo super moddata è bellissimo. Che il fuoco di Dio... e frequenza è fuoco, ma è un fuoco che non è umano, terrestre, o che conoscono loro, perché loro anche usano fuoco, cioè si alimentano col nostro fuoco, con i nostri eteri, con la sessualità che noi emaniamo quando facciamo l'amore, che non è divino ma è lussuria, tante cose. Pure questa roba ci sta, questi eteri per nutrirsi, i mali pensieri, le provocazioni, le invidie, tutto, sono tutte cose che loro allora qua l'elmo della salute, la cintura, c'è solo la lussuria, perché quando indossi questo tu dici, Dio ti aiuta a dire la verità e a fare in modo che se tu non hai verità chiedi a lui aiutami, e ti pulisce. Solo la forza di Dio ci può pulire, non esiste niente d'altro. E poi c'è lo scudo della fede, che dice l'unico che può sconfiggere i dadi del maligno. Chiaro, che se noi abbiamo fede in Dio, vabbè, questa è la quest, è la main quest, questa, e devi andare a recuperare l'armatura di Dio, l'elmo di Cristo e lo scudo della fede, ok, per poi sconfiggere il boss finale. Ci siamo, dicevo. Fede nel Cristo che ci porta in questa frequenza. Cosa fanno? Bum, bum. Non possono entrare. E spada dello spirito, perché spada dello spirito mancava la spada dello spirito, come la spada dello genio. È una spada spirituale. Bella Teone, alla prossima. Però è coscienza, essere coscienti di questo, e questo non è religione, è scienza spirituale. È scienza spirituale. Ateotube. Questa non è religione, ragazzi, è scienza spirituale. Ma che ne sapete? Ma che ne è sapete? Tutta un'altra cosa. Ma che parlo a fare con voi? È ora che la comprendiamo, perché già Luigi già ne parlava 2000 anni fa. Abbiamo avuto le religioni che hanno deviato, abbiamo avuto anche la New Age che ha deviato, perché anche lui si è infilato lì per creare un paese di balocchi in cui la gente fantasticava, ma non è una fantasia. Il lavoro di Cristo è molto duro. Molto duro, perché non è sufficiente dire amiamoci tutti, che bello, che bello. No, bisogna vedere quello che è dentro noi, nascosto da secoli. Guarda, è finito. Doppio taglio. Mancano dentro, 6 minuti, poi chiudiamo. Che significa? Una volta che tu prendi la via che lui ti tira fuori dalla Matrix, la tua vita è condotta da Dio, non più dall'altro. Qualsiasi cosa succede, sono prove per affinare. Per esempio, uno ti taglia la strada, lo faceva anche prima, ma in questo momento tu hai attivatissimo l'osservatore. Ah, c'è pure un'app per la macchina? Ti viene, ok, la sento. Spirito di Dio, attraverso Gesù Cristo, che lui già crea questa frequenza, aiutami a staccare questa realtà fino dalla sua creazione. Grazie. E lui ti sbobina, perché essendo Dio ti fa andare dietro le occhio, terre. Occhio che Dio vi sbobina, ragazzi. Io non ve lo volevo dire, però ha detto lei, ok? Quindi fate attenzione che Dio vi sbobina. Fino a quando si è creata questo. Possono essere anche vite precedenti, però sono tolte definitivamente. Per questo quanticamente, cioè, lui diceva, i vostri pesi dateli a me.
Non è Mortacci. religione, è quantica. Non è religione, è scienza spirituale, non è religione, è quantica, ok? Lascia fare. Come la prenderanno gli ascoltatori, chi ascolta questo video, no? Quando sentiranno parlare ancora una volta di Gesù Cristo, ma non è quello che magari propone il prete, quello che ci hanno in qualche È modo. quello che sbobina, è quello che sbobbina. Chiaro che fa da fastidio, Davvero, cioè io c'è un conosco rifiuto, tantissimi ma qua. sono Lo sbobinamento quantico con scappellamento in Cristo. usciti a fare proprio il gioco, capisci? Lucifero ha lavorato nei secoli per arrivare a questo punto, che è l'appunto finale in cui c'è la veramente. Che è l'appunto finale, cioè è una macchina della Fiat che stanno. La fine è uscita dalla Matrix per andare nel posto che è preparato per noi. E allora ha fatto talmente un lavoro a Cesello che solo a nominare. A Cesello, che è un paese in provincia dove stanno mettendo appunto l'appunto finale, A ok? Gesù Cristo la gente. Bah! Sì, e non ne può più, Chiaro? sì. Perché almeno così Solo a tutta la Cesello. nostra la cosa. Stava quello che L'hanno dicevo, fatta e apposta. che cavolo, L'hanno fatta basta. Sì, adesso apposta. parliamo di. Ora parliamo di Dio, di Gesù, Chiaro, l'hanno E la fatta gente, apposta, ha beh. fatto un gioco prezioso, prezioso per lui, fine intelligente, perché è chiaro, intelligentissimo, intelligentissimo. Per Grazie del follow, Oblivion. È intelligentissimo, però cioè, i piani di Satana li conoscono tutti. Cioè, qualsiasi coglione sta al piano di Satana, intelligentissimo. tutta sta bailame qua da secoli, Non si intelligentissimo. tiene in ciccia in bocca, però, Cioè, perché. super intelligente e lavora 24 ore su 24, mentre noi magari anche cediamo un momento i discepoli di Cristo. Infatti, per questo che lui dice: attingete, 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 chiedete sempre spirito, spirito. Sbobbinate, sbobbinate, sbobbinate. Il futuro è che chi vuole davvero torna a casa. Chi afferra questa possibilità, c'è un grande lavoro, però un lavoro di ritroso, no? Di Taxis, devo. sganciarsi da ogni. Non gli odia la psichiatra delle live. Mi Parla di manda la quello che parcella, vuoi, però. che risuona. Infatti, lui diceva: chi perde la propria vita per me la troverà. Che uno lo dice: wow, perde la vita, chiaro. Perché perdere la propria vita significa perdere completamente la vita nella Matrix per incontrare la vera vita. Ed è lui che lo fa. Cioè lui, Gesù Cristo, ha questo compito. Ha questo compito Gaetano? possiamo chiamarlo super Ah, ok. istruttore, super maestro, beh, Dio che si è fatto carne. Quindi cioè, lui vede Ma in esattamente realtà lei c'ha un canale, dove siamo in questa quindi relazione, secondo per andrò a secondo. Ed è vedere. una relazione straordinaria che per ognuno di noi, diretta, però No, questo lo basta supera Don chiedere, Minutella, oh. chiedetevi sarà dato, bussatevi sarà aperto, lui l'ha detto questo, ma non in maniera religiosa che uno sta lì leggendo le Esatto. cose in Ma superficie. questa supera qualsiasi cosa io abbia mai ascoltato, cioè c'è di tutto dentro. Con l'aspettativa del pastore che deve parlare per noi. O del prete che deve parlare per noi o del sottosegretario. No, cioè è Dio stesso, è lui stesso, cioè è come se uno. Sì, è vero, devo fare l'audio, ricordatemelo. Questa non è religione, è scienza dello spirito. Cioè, audio Dice, assolutamente. vabbè, vado a fare questa cosa in questa azienda che è fuori dalla matrix. C'è un direttore, benissimo, il direttore mi aiuta, bene, non è che tu vai dal sottosegretario, dal fattorino, no, a parlare, perché dobbiamo andare da un pastore. Il pastore dovrebbe dire come se è veramente giusto, come nella religione che significa riunire l'uomo a Dio, Il mega dovrebbe direttore dire: guarda, galattico. io ho questo ruolo. Sai qual è il mio ruolo? Di dirti: la relazione è tua personale, io sono qua per ricordartelo. Invece no, si sostituiscono, capisci? Sostituendosi entrano nell'ego e nell'ego entra l'altro immediatamente, e per cui si mette a che cosa? A manovrare la Chiesa. E noi vediamo un gran, per esempio, la Chiesa Cattolica, Pedofilia, tutto e l'orientamento. quell'altro che è seduto là e che se la gode. C'è dentro anche della gente che Dio te lo dà, annulla c'era la anche Dio te lo religione, dà, non l'ho fatto, è però vero. c'è tutto un bailame di.
però esiste, quindi il messaggio è questo. Però esiste, è la però porta esiste. stretta, è diretta. Come fare? Mettersi lì, sentirlo e chiamare questa frequenza, Gesù Cristo, che apre la porta. Non è una religione, è una relazione. Quindi adesso non è una religione, è una relazione. Programmare completamente questa cosa che quelli hanno messo in ogni coscienza, in ogni mente che è stata manipolata, programmata, affinché arrivati a questo punto scatta immediatamente il processo di rifiuto, perché è stato messo il programma. Ah, lo vedete, è per questo che noi la stiamo prendendo in giro, ragazzi, è perché siamo stati programmati, cioè proprio ci hanno messo un programma che è scattato il rifiuto, no? In realtà questo è per scienza dello spirito, cioè mica... Non è. Quindi, grazie al 422 devo dire, come me ci sono persone che si stanno sprogrammando e trovando questa possibilità meravigliosa, che in questo momento è la unica. Perché se quelli sprogrammati diventano così, si dice: io sono la porta, sono la via. Senza di me Gesù Cristo uscire. E l'ho compreso perché prima tentavo di farlo con altri, cioè dal guru occasionale al libro occasionale, ma sempre c'era un'illuminazione parziale per poi ritornare nell'angoscia più stracciata. Quindi viva 432. mamma mia ragazzi, mamma mia, qui siamo a livelli altissimi, un hacker etico per giunta. Questa è tipo la madre di tutti i paraculo. Cioè, io sono rimasto impressionato. Cioè, non avevo mai sentito una cazzata dove dentro c'erano tutte cazzate. Cioè, è una matriosca di stronzate. Cioè, bellissimo. Bellissimo. Cioè, adesso aspetta, me la salvo tra i preferiti. E poi mi vado a cercare il suo canale per trovare altri video. Per forza, per forza. Alla fine scoppia a ridere pure lei. Sì, vabbè, perché... non ce la fai fino alla fine. Livello alto di Minutella sembra... Minutella è un principiante al confronto. Ma stiamo scherzando. Oddio, aspetta, come si chiama lei? Flavia Vallega. Flavia Vallega. Cioè, tanta roba, tanta roba. Allora, no, ti prego. Io dopo la live vado a farmi curare. Quasi quasi mi compro il suo libro. Mamma mia, tanta roba. Allora, ragazzi... In settimana farò una live serale perché Twitch ha integrato la visione di Prime Video durante le live. Ovvero in live ci possiamo vedere quello che si può vedere su Prime Video. E ci sono dei documentari che sarebbe bello vederci insieme, tipo il documentario su Scientology, che è tanta roba, ma anche il documentario di Bill Maher, Religiolus, che è fantastico, che è fantastico. Grazie del follow, Carmine. Grazie del follow. Non so se avete visto entrambi i documentari oppure nessuno dei due. Vediamo quale vederci. Magari mercoledì o giovedì. Faccio un sondaggino magari sul gruppo Telegram e vediamo quale video vederci. E soprattutto se mercoledì o giovedì. Alle 21 e mezza ci vediamo in live e ci gustiamo il documentario o di Bill Maher o di Scientology. Due volte al mese, lo so a memoria, prima lo vedevo da intervista. Religiolus, bello, 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 bello. Stai pensando, AdioTube, stai pensando di tornare a Twitch? Infatti, AdioTube, ma perché non migri piano piano su questa piattaforma? Aspetta, mi sei impallata la chat, Boni. Mai abbandonato. Scientology, sì, non conosci Scientology. Scientology è una religione moderna che spiega nella sua natura proprio come l'uomo sia disposto a credere a qualsiasi stronzata e non c'è bisogno che ci sia alcun fondo di verità per credere ad una storia, ad una religione. Scientology ne è proprio la prova. Fondata da un tizio che scriveva libri di fantascienza, lui con le sue storie di fantascienza a un certo punto ci ha creato una religione
e conta migliaia e migliaia di adepti questa religione, ed è riconosciuta come religione ufficialmente. Sì, lo conoscono proprio bene, c'è una puntata di South Park su Scientology, sì, infatti. Ho fatto un mese di vacanza totale. Io ho fatto un colloquio con i tipi di Scientology. No, ma che davvero sono l'oblio? No, Factotum, come hai frequentato la chiesa di Scientology? No, beh, ragazzi, queste cose me le dovete raccontare, vero? Mi hanno scacciato dandomi dell'arrogante. Con Tom Cruise che non vuole uscire dallo sgabuzzino. No, allora, Factotum e sono l'oblio. Queste cose, se siete nel gruppo Telegram, raccontatene. Poi magari... non mercoledì questo, magari mercoledì della prossima settimana, se non ce lo vediamo questo, il documentario di Scientology ce lo vediamo la prossima settimana, così magari magari partecipate anche in vocale su Discord, così commentate in diretta questa fantastica religione. È stata riconosciuta quella e non il pastafarianesimo, che amarezza. Quindi posso credere in Batman, uno può credere a quello che vuole. Va bene, figlioli, grazie della compagnia. Stasera non so se ce la faccio, ho registrato la quarta puntata della creazione. Se riesco a finire di montare il video lo faccio uscire stasera in un'ora decente, altrimenti domani all'ora di pranzo. Ci vediamo la prossima settimana e stasera o domani con il video numero 4 della creazione. Grazie della compagnia e ciao. Aspetto un po' perché di volte dico ciao ma il video si stoppa prima, quindi qualche secondo di pausa, tipo ciao.